Il Vangelo d'oggi racconta la guarigione di un sordomuto da parte di Gesù. Vengono evidenziati due gesti di Gesù. Egli tocca le orecchie e la lingua del sordomuto per ripristinare la relazione con quell'uomo bloccato nella comunicazione. Cerca prima di ristabilire il contatto. Per questo alza gli occhi al cielo e comanda: apriti. E le orecchie del sordo si aprono, si scioglie il nodo della sua lingua e si mette a parlare correttamente. Ma questo Vangelo ci parla anche di noi. Noi siamo ripiegati e chiusi in noi stessi e crediamo tante isole e inaccessibili e inospitali. Persino i rapporti umani più elementari a volte creano delle realtà incapaci di apertura reciproca. La coppia chiusa, la famiglia chiusa, il gruppo chiuso, e quello non è di Dio. Quello è nostro, è il nostro peccato. Eppure, all'origine della nostra vita cristiana, nel battesimo, ci sono proprio quel gesto e quella parola di Gesù: Efphatha, apriti. E il miracolo si è compiuto. Siamo stati guariti dalla sordità dell'egoismo e dal mutismo della chiusura e del peccato. E siamo stati inseriti nella grande famiglia della Chiesa.